Amici di Sicilia News TV, siamo in compagnia di Mario Cacciato, presidente del Milan Club Leonforte. Anche quest'anno lui e il suo gruppo hanno organizzato una banca alimentare per raccogliere beni di prima necessità per le famiglie. Com'è andata? Ma devo dire che sono orgoglioso e fiero di rappresentare questo sodalizio, principalmente per il fatto che anche quest'anno abbiamo registrato un boom di raccolta, cioè non è andato al di là delle nostre aspettative. L'esigenza purtroppo è sempre a crescere, perché in questi momenti bui viene sempre ancora più difficile riuscire a trovare un'occupazione e poter soddisfare la propria famiglia ed andare avanti. Quindi noi è da 4 anni che ci impegniamo nella raccolta alimentare e anche quest'anno siamo contenti che siamo riusciti ad accontentare, non dico tutti, ma sicuramente il 90% della popolazione. Questo è il secondo anno che avviate una banca alimentare permanente per ben 15 giorni consecutivi. Quest'anno vi siete avvalsi della collaborazione di Bar Arte e Caffè dei Fratelli Giangreco. Sì, quest'anno ci siamo avvalsi, come dicevi, del Bar Arte e Caffè dei Fratelli Giangreco, che colgo l'occasione per ringraziarle. Partita giorno 8, il giorno dell'Immacolata, e abbiamo terminato il tutto il giorno 21. Il giorno 21, sabato scorso, abbiamo fatto la giornata conclusiva nei vari supermercati della città. Poi abbiamo assemblato tutti i viveri, i beni di prima necessità e domenica mattina li abbiamo distribuiti. E devo dire che ancora ad oggi da parte dell'assistenza comunale ricevo ancora segnalazioni, perché magari c'è sempre qualcuno che è dell'ultimo secondo, perché ripeto, è nelle nostre aspettative. Ecco, magari per chi ci ascolta, come avviene la distribuzione? Allora, la distribuzione avviene principalmente tramite l'assistenza comunale, l'assistente sociale che ci segnala le famiglie e noi di conseguenza andiamo fino a destinazione. Devo precisare anche il fatto che andiamo noi a consegnarla e non facciamo muovere nemmeno le persone, per magari evitare di dare un brutto momento, di farli sentire umiliati o quantomeno. I prossimi obiettivi e i prossimi appuntamenti? Ma i prossimi appuntamenti inizieremo nuovamente da gennaio e faremo ogni ultimo sabato del mese, questo lo facciamo perennemente, ogni ultimo sabato del mese nei vari supermercati della città di Leonforte e allestiremo un carrello dove la gente, magari anche con 1 chilo di pasta, riesce a regalare un sorriso a chi ne ha di bisogno. Quest'anno colgo l'occasione per poter ringraziare sia l'impresa Salamone, che ha collaborato con noi, Arte Caffè e la PD Leonfortese, che ci hanno dato un contributo economico da poter devolvere e spendere a queste famiglie che hanno necessità di questo genere. Per chi vuole contribuire, chi vorrà contribuire nelle prossime settimane, cosa si può donare e dove è possibile fare le donazioni? Allora, per chi vuole contribuire, noi siamo in Corso Umberto, presso la Villa Bonsignore, collaboriamo anche con la Proloco, o meglio la Proloco collabora con noi perché ci danno anche loro un aiuto, quindi qualsiasi cosa che vorranno donare le persone li possono lasciare presso la Villa Bonsignore. Prodotti di prima necessità, immagino? Sicuramente sì, principalmente vanno pelati, pasta, latte e quant'altro, per soddisfare soprattutto anche i bambini, pannolini, omogenizzati, eccetera, eccetera.